in the shacks. And buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale 1936, solo io. Ragazzi, è stato stilato questa sera il calendario della Serie B. Finalmente abbiamo la prima giornata che comincerà il 24 agosto 2019, l'anticipo il 23, e poi a seguire tutte le varie giornate. Prima di parlare di questo calendario e della prima giornata, però mi raccomando, pollice in su, commentate qui sotto a fine del video, fatemi sapere la vostra, condividete il video al manetta e se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, qui sotto c'è il pulsante iscriviti, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella così seguite tutti i video quando carico nuovi video. Bene, raga, culo che prima giornata, stasera è stato bellissimo vedere questo sorteggio, questo calendario. Quando cazzo era buona la presentatrice che stava a Ascoli stasera? Se lo sapevo andavo anch'io. Angulo, ma chi è? Non mi sono infangulo. Fa paura, mi sono innamorato stasera. Altro che Diletta Leotta, voglio. Lasciamo perdere le bombole gonfiabili. A me piace le cose serie. Un piccolo preambolo, essere vogliono. A voi vi piace quando io scherzo, quindi ogni tanto scherzo anche con voi. Raga, hanno fatto la prima giornata. Che cosa bella! Incominciamo subito con un bel derby, Crotone Cosenza. Vai mo di Cosentino, vai a Crotone, vai mo sto super Cosenza che quest'anno, a sentire i commenti dei cosentini, dovrebbe essere una bellissima squadra che se trova l'attaccante va diretti in Champions. Torniamo gli scherzi, raga. Ecco Sebastianini. Poi farò anche il video precampionato dicendovi la mia ipotetica classifica finale con i miei commenti. Questo lo farò prima dell'inizio del campionato, quindi intorno al 20, 21, 22 agosto. Prima giornata, raga, Ascoli-Trapani. E qui abbiamo una squadra notevolmente rinforzata, l'Ascoli, che giocherà contro una neo promossa, in questo caso il Trapani. Cittadella Spezia, qua Kundemirimosk, in pratica il Cittadella è secondo me una squadra ancora da finire, rifondata e indebolita secondo me, contro uno Spezia che quest'anno, se non entra nella griglia playoff e non lotta per la Serie A fino alla fine, è l'ennesima delusione. Crotone Cosenza, ve l'ho detto, questo è il derby, quindi incominciamo la prima giornata subito con un derby, tanta roba. Empoli Juve Stabia, anche qui una retrocessa dalla Serie A, che secondo me l'Empoli meritava anche la salvezza l'anno scorso, contro una neopromossa, Juve Stabia. Perugia Chievo, e già qui Oddo incomincia con una partita veramente ostica e interessante. Perugia che c'ha Oddo in panchina, rivoluziona il suo modo di gioco. Oddo che gioca, sappiamo, palla a terra, passaggi negli spazi. Vabbè, bella partita. Perugia Chievo mi piace, sarebbe una bella partita da vedere. Pisa-Benevento, altra partita tosta questa, una neopromossa contro un'altra squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A e quest'anno si è ulteriormente rinforzata rispetto all'anno scorso, quindi Benevento un'altra pretendente alla Serie A. Pordenone-Frosinone, questa l'hanno messa apposta perché fa rima, Pordenone sta facendo un bel campionato e si è rinforzato veramente tanto, in attacco hanno preso Monachello, Chiaretti. Frosinone che non lo sto tanto seguendo ancora, e il mercato del Frosinone non è che finora mi abbia poi così entusiasmato. La partita, un'altra partita clou, raga, che ve lo dico a fa, Salernitana-Pescara, l'hanno fatta apposta. Quindi l'anno scorso stanno ancora a piangere per i 4 gol che gli abbiamo fatto a Salerno e poi hanno perso pure qua a Pescara. Quest'anno però la Salernitana, raga, vat, come diciamo qua a Pescara. Mo capite che significa vat. Vediamo un po' se sapete che significa vat. La Salernitana, vat. Ditemelo voi. La Salernitana quest'anno è tanta roba. Occhio a Ventura, Venezia, Cremonese.
Venezia che secondo me quest'anno dirà la sua. A differenza dello scorso anno, quest'anno il Venezia, sai, chi parte piano, sotto bosco, senza alla fine. Però la Cremonese è pure una squadra di quelle che vi ho detto che romperà le scatole, perché si è veramente rinforzata e se prende i Ciofani dal Frosinone, questi puntano veramente alla diretta. Entella Livorno, raga, Entella Livorno è una neopromossa, l'Entella, contro il Livorno che si è salvato per rotto la cuffia l'anno scorso. Quindi la giornata di campionato, la prima di Serie B, si conclude così. Vediamo qualche altra partita bella. Ma diciamo, seconda giornata, raga, seconda giornata, Chievo Empoli, bella partita. E Spezia Crotone pure, bellissima partita la seconda giornata. Terza giornata, ragazzi, terza giornata, Cosenza Pescara, il ritorno di Palmiero e Pippo Maniero a Cosenza. Crotone Empoli, un'altra bellissima partita. Salernitana Benevento, un'altra bellissima, bellissima partita. Quarta giornata, Benevento Cosenza. Cremonese Crotone, ragazzi. Spezia Perugia, queste sono le tre partite di cartello. La quinta giornata invece abbiamo un bel Perugia Frosinone. Salernitana Chievo. Tanta roba. Sesta giornata, raga. Cremonese Ascoli, Empoli Perugia, Frosinone Cosenza, Pescara Crotone. Quindi wow, tanta roba pure qui. Settima giornata, Ascoli Pescara. Alla settima giornata vado a trovare, prima del mio compleanno, il 5 ottobre, io faccio il compleanno il 12, andiamo a trovare l'amico mio Demis a Ascoli. Poi vediamo un po'. Salernitana Frosinone, bello. E Spezia Benevento, questa è la settima giornata delle partite di cartello. Ottava giornata, Benevento Perugia, Chievo Ascoli, Empoli Cremonese, Pescara Spezia e Venezia Salernitana, che poi è stato il playout della passata stagione. Nona giornata, raga, Cosenza Chievo, Cremonese Frosinone, Livorno Pisa, il derby toscano, occhio, occhio. Pescara Benevento il 26 ottobre, wow. Salernitana Perugia, bella, stagionata è bellissima. No, la nona segnatela perché è una bellissima giornata. Decima giornata, Benevento Cremonese, Chievo Crotone, Empoli Spezia, Perugia Ascoli. Undicesima giornata, raga. Benevento Empoli, undicesima, il 2 novembre. Benevento Empoli è il match clou del campionato. Cosenza Cremonese, Crotone Perugia, Spezia Chievo anche. Dodicesima giornata, raga. Cremonese Salernitana, Crotone Ascoli, Empoli Pescara. Quindi rivedremo l'Empoli qui all'Adriatico il 4 aprile, zona Pasqua. Frosinone Chievo, Perugia Cittadella, pure questa è una bella partita. Tredicesima giornata, anche, andiamo a vedere. Benevento Crotone, bella, bella. Cittadella Pisa, bella partita dovrebbe essere questa. Pescara Cremonese, Spezia Frosinone. Alla quattordicesima, ragazzi, Crotone Cittadella, Frosinone Empoli, Perugia Pescara, l'incontro fra Oddo contro il Pescara. Salernitana Ascoli, bella pure questa. Vediamo un po' la quindicesima giornata, raga. Quindicesima giornata, raga. Chievo Cremonese, bella. Empoli Ascoli, Perugia Cosenza. E Spezia Livorno, pure una bella partita. Sedicesima giornata pure con Cremonese Perugia, Frosinone Pescara, Salernitana Crotone, Livorno Benevento. Queste sono belle, belle, belle partite. Diciassettesima giornata, 21 dicembre, questa è la giornata prima di Natale. Benevento Frosinone, Cittadella Chievo, Empoli Salernitana, Spezia Cremonese, belle partite.
Dopo Natale, raga, il 26 dicembre questa è Chievo Benevento, Cosenza Empoli, Frosinone Crotone. E poi l'ultima del girone d'andata, 19esima, che si gioca il 29 dicembre, prima del 31, Benevento Ascoli, altra bella partita, raga. Empoli Livorno, questo è un altro derby. Pescara Chievo, quindi il campionato del Pescara lo finisce a Verona, al Bentegodi. Scusa, se festeggiamo la Serie A Verona mi vedo da ridere. Se festeggio Pescara la Serie A Verona mi vedo da ridere quest'anno. Pisa Frosinone, e Spezia Salernitana. Voglio, voglio. Ma questo ne vende da. Ci so pensate mo, ma se andiamo in Serie A a Verona, poi festeggiamo a Verona, in piazza. Veronesi, vi saluto. Sempre voi, ci state in mezzo alle scatole con noi. Sempre voi. Va bene, raga, queste sono le giornate della Serie B. Vi ho fatto un piccolo capitolo, un piccolo, diciamo, preambolo sulle partite più belle che ci potranno essere durante questo campionato. Poi lo sappiamo, le squadre, quali sono quelle che giocano un calcio migliore, un calcio che ci piace, squadre che diventano delle sorprese tipo il Lecce, quello dello scorso anno. Quindi non lo so. Per il momento, secondo le mie previsioni, secondo il mercato che ho visto, queste sono le partite più importanti. Ve le ho fatte vedere. Volevo gli ungi, forse l'ultima giornata a Chievo Pescara. C'è la miseria. Vabbè, io vi saluto, raga. Mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!